Il secondo passo che devi fare appunto è quello di staccarti dagli oggetti. No, quello è facile. Quello è facile. Cosa consiglieresti ai viaggiatori lenti, alle lumachine che vogliono mettersi in viaggio? Innanzitutto, viaggiando io ho realizzato ciò che è realmente utile. Cioè io nella mia vita da bancario, dove comunque avevo un buono stipendio, mi sono contorniato di oggetti superflui che non erano necessari alla mia vita e che in più che mi ero comprati col mio tempo e che mi facevano poi perdere ancora più tempo. Esatto, perché la chiave di volta alla fine è che te li sei comprati col tuo tempo. Assolutamente sì, il denaro è il tempo. Come hai fatto a pianificare il viaggio? Sapevi già dove volevi andare? Sì, diciamo che la parte più complicata è stata l'Asia, perché l'Asia in termini di visti e soprattutto senza aerei è piuttosto complicata. Così come raggiungere l'Australia senza aerei e andarsene dall'Australia senza aerei. Quindi io ho passato circa 4 mesi a pianificare, a cercare su internet, a spulciare tutto, ma poi la strada mi ha regalato delle gran seccature, dei gran problemi che mi hanno aperto nuove frontiere, nuovi orizzonti e nuove opportunità. Il pianificare l'hai fatto prima? O lo hai fatto anche durante? L'ho fatto molto prima, però durante chiaramente devi sempre pianificare, perché soprattutto quando hai un obiettivo come il mio, perché il mio non era un viaggiare per ozio, non era un viaggiare tanto per, era un viaggiare con un obiettivo, il giro del mondo in 1000 giorni senza aerei, quindi la pianificazione è assolutamente necessaria. Tu hai detto che ci hai messo 4 mesi prima di riuscire a mettere fuori il piedino di casa. 4 mesi per realizzare che era fattibile. In quel momento hai lasciato i tuoi oggetti, hai venduto la macchina, hai dato in affitto il tuo appartamento, hai salutato mamma. Sì, mi sono licenziato. Che è la parte più importante, direi.